Stand Vespa, o meglio gruppo Piaggio, abbiamo la Vespa GTV che abbiamo visto, o meglio, l'abbiamo intravista sotto forma diversa, quella della GTS, e l'abbiamo anche provata, ma la GTV è tutt'altra cosa. Perché? Perché innanzitutto, vabbè, vedete, è una livrea particolareggiata, dedicata, con questo anche cupolino un po' differente. La particolarità maggiore, lo vedete subito a colpo d'occhio, è rappresentata dal faro qua davanti, in bella vista sul parafango, è l'unica ad avere questo tipo di finitura. La GTV, come la GTS che abbiamo provato su strada, guadagna tutta una serie di migliorie, quindi luci a LED e modifiche a livello estetico su cravattino qua davanti, con fenditure rinnovate, differenziate, e monta il motore 300 HPE, che è quello che equipaggia anche la GTS, di cui trovate, ripeto, la prova su motorbox.com, che è il motore più potente mai montato su una Vespa, 23,8 cavalli. Tuttavia non è l'unica novità qui allo stand Vespa, perché ce ne sono altre che andiamo a vedere. Questa è la 946 decimo anniversario, che come vedete è una linea tutta speciale, tutta sua, che abbiamo già visto sulle precedenti edizioni della 946, quindi questa sella quasi sospesa e una carenatura in metallo come da tradizione Vespa, assolutamente specialissima. Non è però finita qua, perché oltre alla 946 ce n'è un'altra di edizione veramente speciale e particolare, e la vediamo laggiù. Vespa tutte uguali o quasi nella sostanza, e invece tutte diverse per quanto riguarda l'estetica. Questa qua è la Color Vibe 125, il motore iGet l'abbiamo già visto sulla versione GTS e l'abbiamo anche provato, va un gran bene. Questa, lo vedete, è caratterizzata da una colorazione tutta speciale. Il display, come vi ricorderete, sulla versione SuperTech è un TFT. Dietro trova spazio un nuovo ammortizzatore regolabile nel precarico. Il resto della componentistica è quello visto sulla GTS. Soltanto che qui la Vespa si è spinta oltre con un'estetica tutta speciale, tutta particolare, come soltanto Vespa sa fare. Io la mia principessa l'ho trovata. No, non è lei purtroppo, ma la Vespa GTS che abbiamo provato su strada. Andate a vedervi la prova su motorbox.com, ma soprattutto fatemi sapere cosa pensate della GTS, della GTV, della Primavera, insomma di tutte le Vespa che abbiamo visto qui a ECMA 2022. Al prossimo video!